qui con Matteo Ugna, uno dei protagonisti della partita tra Sant'Albano e Atletico Racconigi. Uomo partita, ti chiedo che match è stato? Te lo aspettavi in questa maniera? Ti aspettavi questo Racconigi? Più che altro nel secondo tempo molto incisivi loro, poi l'avete chiuso. No, loro sicuramente è una squadra costruita per vincere il campionato. Lo sapevamo che erano forti, aggressivi, un gruppo compatto, ma lo sapevamo, ci eravamo preparati. Infatti così è stato, sia nel primo tempo siamo riusciti a trovare il vantaggio per due volte, poi nel secondo tempo siamo rimasti in 10, ma ci siamo chiusi dietro, abbiamo rischiato qualcosetta, ma fa parte del gioco e l'abbiamo portato a casa chiudendo poi col 3-1. Un gol e un assist nel Sant'Albano del primo tempo, ci è sembrato quasi l'impressione che non voleste concedere qualcosa all'avversario, no? Subito l'1-1, poi subito il 2-1, ti chiedo l'impatto in questo match, tu è stato incredibile, che sensazioni hai adesso? No, sono molto contento, sicuramente sono rimasto insieme ai miei compagni dopo l'altro anno che non abbiamo fatto molto bene, sono rimasto per dare il massimo e cercare di arrivare più in alto possibile. Adesso siamo partiti più o meno così la scorsa domenica, adesso abbiamo messo un tassello, così domenica dopo domenica andiamo e vediamo dove arriveremo. Ti chiedo ancora questo, non uno dei debutti migliori nella scorsa giornata, più che altro a livello di risultato, oggi invece è arrivato il risultato, è arrivata la prestazione, ti chiedo cosa deve portare il Sant'Albano da questa partita poi per il campionato? Sicuramente deve portare la cattiveria, la voglia di vincere e di lottare su tutti i palloni e niente, essere più concreti possibili, compatti, uniti e arrivare fino in fondo con la stessa voglia di vincere. Grazie mille. Grazie.